Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vi parlo di un router portatile Netgear. Si tratta del modello AirCard 810, spesso questa tipologia di modem viene definita anche saponetta. Si tratta di un router portatile Wi-Fi con connessione ultra veloce, supporta il 4G LTE 11 categorie e raggiunge una velocità di download fino a 600 MB per secondo. Andiamo ad aprire la confezione, vediamo che cosa è contenuto all'interno e come funziona questo router. Mentre vado ad aprire la scatola vi chiedo di mettere un mi piace sotto questo video per aiutarmi a crescere col canale, portare sempre nuovi contenuti. Iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale. Ma vediamo subito il contenuto della scatola. Ovviamente garanzia, il nostro router ancora con la pellicolina, andiamo a toglierla direttamente. Come vediamo, nella parte frontale è lucido con i tastini sul lato, nella parte posteriore abbiamo lo spazio per la schedina SIM, lo spazio ovviamente per la batteria e il coperchio che andrà a chiudere il tutto. Mettiamolo quindi da parte, vediamo ancora che cosa è contenuto nella scatola, manuale di istruzioni e poi abbiamo una serie di cavi, cavo micro USB, USB, trasformatore con presa italiana e inglese, cavo USB, USB per andarlo a ricaricare, ovviamente la batteria. Si tratta di una batteria al litio da 2930 mAh, quindi veramente ampia, e ovviamente la parte posteriore del nostro modem. Quindi mettiamo da parte la scatola e andiamo a vederne il funzionamento. Questo è tutto il contenuto della confezione, con un peso di soli 132 grammi, ha delle dimensioni di 112 cm in larghezza, 69 cm in altezza e uno spessore di appena 15,5 cm. Nella parte frontale, come vediamo, LCD a colori da 2,4 pollici. Andiamo adesso a montare direttamente la batteria per vederlo acceso. Chiudiamo anche col guscio posteriore. Nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione. Con queste levette potremo poi andare ad attivare o disattivare le antenne di ricezione. Andiamo ad accenderlo e vediamone il funzionamento. Come vediamo, una spia blu si accende quando andiamo ad avviarlo. Quando il nostro dispositivo è a piena carica è in grado di garantire fino a 11 ore di autonomia della batteria, ovviamente in utilizzo, mentre raggiungono le 260 ore se lasciato in stand by. Come vediamo, lo schermo è touch, andiamo a selezionare la lingua italiana. Come possiamo vedere sulla schermata, nella parte alta è possibile vedere la quantità di batteria rimasta, il nome del wifi che va a generare con la relativa password, i giga utilizzati e i giorni rimanenti. Infatti, andando a inserire una scheda all'interno di questo router portatile, sarà possibile poi verificare anche l'utilizzo effettivo dei giga utilizzati e dei giorni rimanenti dell'abbonamento che abbiamo sottoscritto. Come abbiamo visto, abbiamo anche la possibilità di ricevere direttamente i messaggi, quindi è in grado di ricevere anche SMS. Per quale motivo possiamo utilizzare un dispositivo di questo tipo? In realtà è un dispositivo molto molto utile che ci permette di creare una connessione Wi-Fi a cui possiamo collegare fino a 15 dispositivi contemporaneamente e potremo utilizzarlo magari anche a casa se non abbiamo la necessità di avere una connessione fissa, a cui potremo poi collegare console, fotocamere, stampanti, smartphone, tablet, PC portatili e tantissimi altri dispositivi. La rete protetta e ultra veloce si collega in 4G e in 3G fino a 600 MB per secondo, quindi connessione sicura e veramente veloce. È in grado di creare una rete Wi-Fi dual band con canale sia da 2,4 GHz che da 5 GHz e quindi il perfetto compagno di viaggio per andarsi a collegare a una rete wifi ovunque vi troviate. Inoltre, grazie alla batteria molto capiente, è possibile utilizzarlo anche come power bank per andare a ricaricare altri dispositivi. Grazie allo schermo touch la gestione è semplificata, è possibile effettuare il controllo dei dati, il controllo dei dispositivi connessi e le impostazioni di rete. Come vediamo, dalle impostazioni è possibile impostarlo in modalità aereo quando ad esempio non dobbiamo utilizzarlo, fare il tethering USB, quindi collegarlo anche tramite i cavi forniti in dotazione al computer in modo tale da velocizzare maggiormente la connessione. Per quanto riguarda invece Wi-Fi, è possibile